ritrovati cari amici, nuova puntata di Paese in Paese. Oggi è necessario, Daniele, il berrettino e i guanti, sì. Perché siamo in un luogo mediterraneo, certo. Castel Toblino, Trento, luogo magnifico, però è inverno, noi siamo arrivati qui perché questa è l'atmosfera che vogliamo raccontare oggi, che è quella del Natale e anche di dicembre. Insomma, bisogna coprirsi per stare in un posto ideale come questo, che 365 giorni all'anno è magnifico, d'inverno, certo. D'autunno, no Daniele? Sì, sì, qua si possono ammirare anche gli uccelli acquatici che nuotano anche l'inverno, non ghiaccia mai, per cui si può passeggiare, prendersi una bella giornata tranquilla, di sole, godersi il lago, la vista del castello. E perché sì, Toblino, il lago di Toblino è famoso per il castello, voi l'avete valorizzato soprattutto però per l'ambiente, le passeggiate, sì, questi esatto. Scorci eccezionali. C'è no? Una bellissima passeggiata lungo il lago in cui si possono ammirare questi scorci. È vero, abbiamo dietro di noi la strada trafficata, però quando uno si gira a spalle e guarda il lago non si accorge, io vi assicuro, non si accorge di avere dietro il traffico. Insomma. C'è una canzone trentina stupenda che dice splende la luna. Ciara, sopra Castel Toblino. Oggi c'è il sole, questo sole che ci abbaglia qui sul lago, bellissimo. Ma questo ambiente che state valorizzando anche attraverso appunto l'accompagnamento di turisti, anche famiglie qui, per che cosa si caratterizza in modo particolare? Questo angolo, tra virgolette, di Mediterraneo, possiamo dirlo, certo. Perché ci sono anche gli ulivi qui. Sì, infatti si caratterizza proprio per il clima, cioè qua siamo vicini al lago di Garda, e una valle ricca di laghi, e i laghi qua creano questo microclima mediterraneo che si innesta nelle Alpi, e possiamo ammirare anche dietro di noi le leccete, questi boschi mediterranei che si affacciano sul lago. Oltretutto questo appunto dà la possibilità di coltivare l'olivo e di produrre un olio. Dopo lo vedremo, anche questo. Ascoltami, ma Limone sul Garda, mi sembra di essere a Limone sul Garda. Limone sul Garda non è lontanissimo, il Garda sì, cos'è? Poche decine di chilometri. A poche decine di chilometri. Esatto. E qui ci fanno le scalate su queste rocce. Certo. C'è anche chi si arrampica. Vengono da tutto il mondo per scalare, per arrampicare, perché ci sono delle vie eccezionali per arrampicata, insomma. Quindi vengono dall'est Europa, dal nord Europa, dall'America. Okay. Vengono da tutto il mondo. Interessante. Beh, noi non vi insegneremo ad arrampicarvi, no. Oggi vogliamo iniziare questo percorso che faremo insieme intanto con Daniele, perché ci avviciniamo e andiamo in un paesino che vi offriremo oggi come chicca, come perla, che è Santa Massenza. E lì, al posto dell'acqua, ad aspettarci c'è qualcos'altro. Andiamo. Lavoro continuo, perché sì. La manutenzione sì, sì, sì. Di questi boschi certo. Di cui parlavi continua anche d'inverno, ma d'altra certo. Parte qui il bello è che proprio c'è naturalmente una grande attenzione per la natura. Per la natura, sì. No? Certo, questo ambiente è stato subito riconosciuto come un ambiente importante a livello naturale, tanto che è stata istituita come biotopo già nel 1986. E rientra nella rete delle riserve europee Natura 2000. E qui l'importanza della natura e del paesaggio è ma il lago, immenso. Il lago come nasce? È un po' come il lago di Garda? Il lago nasce un po' come il lago di Garda. Questa è una valle glaciale. Quando il ghiaccio si è ritirato migliaia di anni fa, ha lasciato delle conche dove l'acqua si è accumulata, e lasciando questi laghi, certe volte per sbarramento di frana come il lago di Cavedine più avanti, oppure sì. Come qua per naturale, sbarramento diciamo, ha riempito una conca naturalmente, esatto. Noi mettiamo un po' in difficoltà le telecamere con questa luce fortissima che sì. Viene da est, però si sta benissimo qui, si sta benone. Il sole è stupendo, certo. Qui un po' riparati, probabilmente il clima aiuta, quello che dicevamo prima, il lago, al fatto che qui ci siano boschi di leccio, che è una ulivi, ulivi e anche viti. Vigneti. Infatti questo posto è stato uno dei primi a essere colonizzati dagli antichi romani, proprio perché a loro
era come ritornare a casa praticamente, trovare, poter coltivare l'olivo, poter coltivare la vite. E qua si coltiva da secoli un vitigno che è il Nosiola, che è un vitigno bianco eccezionale. Mi viene in mente la grappa di Nosiola. La grappa di Nosiola e il vino santo che non si può dimenticare. Eccezionale. No, ma qui è un paradiso. Fra poco, oltre a togliere il berretto, magari ci togliamo anche la giacca. Non facciamo il bagno, però, insomma. No, non si può. A dicembre è dura fare il bagno. Il castello alle nostre spalle dice di un luogo da sempre importante, anche naturalmente per chi qui aveva un feudo, no? Esatto, qua fin dal XII secolo si hanno documenti di feudatari che si sono succeduti sempre sotto l'egida del principe vescovo, quindi vassalli del principe vescovo, fino ai, quasi ai giorni nostri. Adesso la proprietà è del signor Fedel di Trento, ma fino a pochi decenni fa era dei Wolkenstein, che erano gli eredi, insomma, del castello, ecco. Allora fa caldo a camminare, sì. Qui è uno spettacolo perché l'acqua, certo. Il lago. Questo cos'è? Il lago di Santa Massenza? Lago di Santa Massenza, esatto. Che alimenta? Che alimenta il lago di Toblino e poi il lago di Cavedine. Bella ricchezza anche l'acqua, perché energia elettrica. Energia elettrica, qui. Qua c'è la grande centrale che produce energia elettrica, ma comunque il clima rimane sempre mediterraneo. Clima fantastico di là, abbiamo Santa Massenza, però abbiamo anche gli ulivi, no? Ma abbiamo detto che qui arrivano qua, gli ulivi. Gli ulivi che producono l'olio più a nord Europa. Interessante. Allora, grazie per questa passeggiata. Prego. Noi andiamo di là e allora andiamo ad assaggiare quest'olio. Certo. Beh, le olive, signora Rigo, le ha portate per farle vedere, perché a quest'ora le avete già spremute. Sì, generalmente sono già portate al frantoio, perché si tende adesso di anticipare la raccolta per cogliere quei profumi, gli aromi che dà proprio anche il nostro clima. Perché freddo. Una volta si faceva più tardi la raccolta? Sì, una volta c'era meno esigenza anche nella ricercatezza dei profumi. Noi cerchiamo di evidenziare, di valorizzare questa nostra peculiarità, che è una zona al nord, diciamo, del limite bella, della coltivazione. Bella, bella. E questo freddo, questa escursione termica, senti adesso che è una bella giornata calda. Infatti io ho levato, camminando, esatto. Arrivando qui, ho levato il giaccone perché non serve più. Questa differenza di temperatura da notte al giorno provoca lo sviluppo dei polifenoli, che sono delle sostanze particolari che danno il profumo e l'aroma ai prodotti, all'olio in modo particolare, per cui il nostro olio, queste qualità dei profumi, di erbe, di pomodoro, c'è un insieme che si esaltano. Si sente l'amore per la terra, per la sua terra, si sente per l'amore per il lavoro che fa da quanti anni? Vabbè, io sono nato contadino, da famiglia di contadini. E l'amore per cui avete fatto nascere questo consorzio per far conoscere questo luogo che è il più a nord? Sì, questo qui si dice che è il limite estremo della coltivazione europea, dell'Europa, sì. L'olio si coltiva solo in Europa, diciamo che come parallelo, adesso uno slogan, olio particolare che sta lanciando Riva del Garda, l'olio del 46esimo parallelo, che è più a sud di noi, quindi siamo proprio la propagine estrema. Allora, l'olio che fate qui è l'olio, cos'è, DOC, DOP, cos'è? Sì, l'olio sì, è un olio... Può essere DOP, no? È DOP. Mm-hmm. Sì. Per essere DOP bisogna sottoporlo a dei controlli e analisi, che noi lo facciamo, ma molti nostri coltivatori si fanno l'olio per uso proprio o lo vendono, non ti danno nessuna garanzia, ma è un olio di nicchia questo. La garanzia è dovuta alla persona che le coltiva. Quando vedono lei, vengono a venire e chi come lei coltiva, sì, noi dobbiamo dice, questo è l'olio. Questo è l'olio che facciamo noi, questo è anche il nostro pregio, la qualità. Si dice vado a Santa Massenza a prendermi l'olio, l'ho preso da quella gente lì, è gente di sicura serietà. Garanzia. Non è che noi prendiamo l'olio che viene dalla Spagna, dopo si vende, come la tentazione è quella, no? E naturalmente il vostro è
l'olio extravergine di oliva del Garda Trentino. Del Garda Trentino, esatto. Si chiama. Ed ha, come diceva prima, profumi, robe particolari, perché sì, qui si mescola anche al vino, o no? Sì, sì. Si mescola, sì, insomma, la parola l'ambiente, grossa. Quell'aria, noi godiamo di questa brezza che viene dal Garda, che è una brezza mediterranea, che mantiene, diciamo, questo clima, mitica i rigori invernali, qui non c'è mai gran freddo, certo, come non c'è mai grande caldo. Sì. Senta Rigo, ma quanti siete in questo consorzio che cerca di promuoverlo? Adesso siamo una ottantina. Ah beh. Ottantina che però, che hanno, diciamo, che professionalmente lo producono e hanno la possibilità di confezionarlo e di venderlo, siamo in 5, mi sembra. Ho capito. Sa cosa faccio adesso allora, Rigo? Visto che è arrivato quasi mezzogiorno, io vado a mangiare qualcosa. Bene. Ma vado ad assaggiare l'olio. Beh, certo. E dopo oggi pomeriggio le grappe, perché qui le grappe sono qui importanti. Il nostro... Tutti fanno la grappa. Il nostro sangue, noi abbiamo mica sangue, abbiamo vino e grappa che circola per... Rigorosamente germano olio di qui, come di qui è tutta la cosa e tutte le cose che oggi assaggeremo, che hai portato qui a tavola, no? Sì, certo, sono tutti prodotti locali di questa valle, di questi luoghi stupendi. Certo, certo. Ascoltami, a cominciare soprattutto, no, a cominciare ci sono gli antipasti. Gli antipasti, cioè, sì. Questa che cos'è? Abbiamo la carne salata, che è proprio un piatto tipico della Valle Trentino, di Laghi, con sì, dell'olio della... Questo proprio classico, l'abbiamo appena visto, siamo stati in mezzo agli ulivi, e per ecco, cui ho sì, detto sì, bisogna sì, assaggiarlo. E poi ci sono i formaggi. Sì, ci sono i formaggi tipici, gli affettati, del Trentino, lo speck, la pancetta, c'è cioè il Trentin grana, il puzzone di Moena, c'è cioè il formaggio di Malga. Mi viene fame, mi viene fame. E questo cos'è? E questo è un prosciutto di capriolo che mi faccio fare solo proprio per me, dal mio allora, mio. Questi li conosco, sono e i fagioli. Sono i fagioli in bronzone. Questi piatto questi tipico li ho da accompagnare la li ho assaggiati salata, ancora. Sì. Però quella robina là? Quelli sono dei gnocchetti fatti con la polenta, la ricotta, saltati con il ragù di cervo e la panna. Sono eccezionale. Deliziosi. Un e piatto questi... poverissimo ma molto delizioso. Beh, questo è povero ma il gusto qui è intenso. Gusto intenso come anche il gusto sì, di questo vino che viene sempre da qui. E questi te li sei inventati? Questi sono dei canederi fatti con le ortiche, le raccogliamo noi su in montagna, qua sul Monte Gazza. Andiamo alla primavera, le raccogliamo solo il germoglio, poi le mettiamo via, lavorate a vapore e così li abbiamo per tutto l'anno. Bisogna canederli fatti con i pinoli tostati e le ortiche sono deliziosi. Bisogna fermarsi una giornata qui. Noi facciamo una sì, toccata e fuga, ci dividiamo poi tutto questo ben certo, di Dio, ma qual è il gusto a cui ti senti più legato, che ti rappresenta un po' di più? Beh, oddio, un po' tutti questi piatti, però... La polenta e il capriolo? La polenta e il capriolo. La polenta e capriolo. Sì, abbiamo delle polpette e poi delle polpette di cervo come secondo delizioso. Complimenti. Poi, grazie. Poi abbiamo questo e piatto, questo... questi sono dei canederli fatti col puzzone di Moena e la verza stufata. La verza sono cose del mio orto, e le marmellate che accompagnano gli affettati sono anche delle marmellate fatte con l'uva fraga e con dei lamponi anche del nostro. Mi hanno detto che poi le ritroveremo giù a Santa Massenza quando stasera chiudiamo la trasmissione, andiamo a vedere un sì, po' il mercatino di Natale, allora lì posso trovare qualcosa che rappresenta i gusti. Penso di sì, penso. Grazie, di sì. Grazie mille. Questa è grappa di Enzo? Questa è grappa di Nusviola. Nusviola.
tipico vitigno qua, no? Esatto, è l'unico vitigno autoctono bianco trentino. Ma da quanto tempo è che fate grappa voi Poli qua? Qua a Santa Massenza la tradizione è partita già negli anni 30, anni 40, dove c'era un capostipite che, soprattutto le nostre famiglie, è partito distillando qua nel palazzo vescovile al centro del paese, e dopo ogni famiglia si è messa un piccolo alambico in casa. Allora, è calato il numero, però siete ancora in diversi, qui che producono grappa e danno vita a questa manifestazione serata, la notte degli alambicchi, La notte, no? degli alambicchi accesi. Sì, adesso siamo restati in cinque. Ai tempi del nonno, a tempi del bisnonno, queste distillerie erano 12-13. Poi alcuni non avevano più il ricambio generazionale, quindi siamo restati in cinque. Ma come mai Santa Massenza famosa per la grappa? Come ci arriva qua la grappa? Come nasce qui la grappa? Santa Massenza nasce perché è una zona strategica dal punto di vista della produzione del vino, della produzione vitivinicola, una buona valle. E col discorso che c'era appunto il palazzo vescovile qua nel centro del paese, è nata un po' il primo alambicco. E da lì dopo probabilmente tutti i contadini si sono appassionati di questo prodotto e è andata avanti in tutte le case la produzione di questo eccellente prodotto. Ascoltami, oggi come una volta sono cambiati gli strumenti, perché qui dietro le mie spalle c'è questa cosa particolare. Che cos'è sempre questa? Questo è un alambicco, questo è un po' il metodo più semplice per produrre la grappa. Qua a Santa Massenza di queste piccoline qua ce ne sono ancora 13. Chi ce l'ha si possono utilizzare, chi invece sono lì ferme perché non c'è nessuno che le sono fa storiche. Andare. Storiche, le distillerie storiche di Santa Massenza. Però andrebbero ancora. L'alambico tutto sommato in sé è una macchina molto semplice, hai un paiolo, hai un duomo sopra, hai un collo di cigno che è un pezzo di tubo di rame che collega il nostro paiolo alla serpentina e una serpentina immersa nel condensatore. Tre elementi molto semplici che, se uno è capace di utilizzarle, danno dei buoni prodotti. L'alambico che abbiamo dietro di noi è un alambico, tra virgolette, moderno, che contiene un bel po', lo caricate con le vinacce, no? Esatto, questo alambico qua è un po' più evoluto rispetto all'altro, abbiamo un paiolo un po' più grande, abbiamo in mezzo una colonna di distillazione per concentrare i vapori alcolici. Certo, qua ci sono anche più controlli rispetto a una volta dove... Ho visto che c'era... ci sono tutti, esatto. Perché la gente a casa non si immagina poi che ci siano tutti questi particolari controlli, naturalmente per la famosa tassa, certo, sui oltre ai controlli fiscali per il discorso accisa, anche stessi controlli di produzioni per sosta, la qualità. Per la qualità. Certo. Con queste macchine qua, con questi alambicchi qua, è un po' più semplice distillare, se vogliamo, ossia è molto meno semplice fare errori. Ma la notte degli alambicchi non è fantasia, non ve la siete inventata? No, la notte degli alambicchi è nata con un ricordo storico. In poche parole, qua a Santa Massenza, essendoci tutte queste distillerie, quando si distillava c'erano magari 2, 3, 4 distillerie che la notte continuavano a distillare. 24 ore su 24. Esatto, 24 ore alla volta, quindi dalle 8 di mattina alle 8 del giorno dopo. E durante la notte, chi distillava, in ogni distilleria c'erano 2, 3 persone, perché ci si dava il cambio. E una persona, durante la notte, oltre a stare lì a vedere la propria distilleria, andava a trovare qualche amico qua di un'altra distilleria, amico e parente anche. Il percorso quanto dura? Da quando, tra virgolette, nasce e si produce l'inizio per uscire poi grappa? Allora, quello dipende tanto dalla ricchezza alcolica delle nostre materie prime. Una carica di media ci dura intorno alle 4 ore. Quindi carichiamo 700-800 kg di vinaccia qua dentro ed esauriamo quella carica lì in 3-4 ore. Ecco. La gradazione alcolica è La gradazione stabilita. Alcolica, questa che noi abbiamo nel bicchiere, la portiamo noi a questa gradazione alcolica qua, mentre dall'alambicco sta uscendo una grappa a circa 70-75 gradi di media alcolica. Grappa che dopo verrà diluita, abbassata la gradazione alcolica. Questa di Nosiola che assaggeremo fra poco? Questa siamo a 42 gradi. Nosiola rappresenta la grappa, perché poi ce ne sono di tanti tipi, oggi ci sono anche quelle aromatizzate, penso che anche voi fate. Certo, un po' noi abbiamo prodotti. Diversi prodotti. Principalmente abbiamo le grappe di monovitigno, quindi distillando le singole vinacce, o il Terolde con la Nosiola, il Müller Thurgau, il Gewürztraminer e tante altre, facciamo proprio la grappa del monovitigno di quel vitigno. Successivamente possiamo fare anche delle cuvée, mescolare più grappe. Sì. Magari per fare delle grappe particolari da mettere in invecchiamento, oppure da grappe particolari da utilizzare per fare, non so, qualche aromatizzazione con le erbe, qualche liquore un po' più dolce.
Straordinario, stavo sentendo il profumo, è straordinario. Ma tu sei la terza generazione? Eh? Quarta. Quarta generazione. Quarta generazione. Il papà l'ho visto, viene ancora ogni tanto. Sì, sì, no, anzi, no, c'è sempre. C'è sempre. Un po' per uno facciamo. L'occhio vuole la sua parte. Come qua a Santa Massenza ci sono sia i figli che i genitori che distillano. Continua. Certo, una tradizione importante che continua. Salute. Cin. Si accendono le luci e tra poco Silvio andrà in scena questo spettacolo. Da quanti anni è che venite qui a riproporlo? Abbiamo oggi, è il quinto o il sesto anno. Ci sono anche all'interno del gruppo, ormai si è persa la memoria, anche perché con la grappa è un po', diventa volubile. È facile, anche la memoria. È facile perderla. Ma com'è nata sta cosa? Ti hanno solleticato? Una cosa che hai proposto? Noi abbiamo fatto per cinque anni una serie di spettacoli per i prodotti tipici del Trentino in generale, trota, vini, formaggi, eccetera, mortandela, salumi. E dopo che è andato talmente bene che ci hanno chiesto di fare questa cosa. Più che teatro di strada è teatro di cucina questo? Ma entrambi. No, l'ha buttata lì, insomma, ma noi non facciamo teatro di strada, noi facciamo un discorso sull'agricoltura. Vogliamo dire che l'agricoltura è un'arte, una disciplina estetica. Siamo al conto alla rovescia, nemmeno il tempo fra un'oretta parte questa cosa. Che cosa succederà fra un'ora? Succede che arrivano circa 300 persone e vengono dotate ogni persona di una radio. Vengono divise queste 300 persone perché vengono guidate in diretta da due persone che parlano a loro guardandoli, alle volte anche con i telescopi, così li guidiamo, li dividiamo in 5 gruppi attraverso un gioco di cartoncini colorati come i turisti giapponesi si dividono e ogni gruppo va in una distilleria. Comincia una scena simultaneamente in ogni distilleria sincronizzata dalla radio e alla fine di ogni scena i gruppi ruotano e gli attori replicano la stessa scena per lo stesso e fanno tutti e 5 i giri, poi ritornano tutti alla piazza dopo aver bevuto ognuno una bella bicchiere di grappa o anche due in ogni distilleria e arriva il pubblico più allegro del mondo. Ah, me l'immagino. Nel senso che di qui non si muove, non sale in macchina, certo. Agricultura, del resto colere in latino vuol dire sia coltura che cultura, per cui c'è stato un momento in cui le due parole erano fuse in una perché chi sapeva fare della coltura agricola aveva anche una cultura intellettuale perché era l'unica cosa intellettuale che c'era. E a proposito invece di questo viaggio che fanno queste persone all'interno delle 5 distillerie, il racconto di ogni distilleria è un racconto diverso dall'altro. Sono 5 visioni del mondo, 5 Weltanschauung, 5 province di senso, chiamatele come volete, e sono 5 modi di guardare la grappa. Uno simbolico, uno tecnico, uno popolare, uno con le canzoni, uno multimediale con degli schermi. Sono però sempre tutti intorno allo stesso discorso, alla grappa di Santa Massenza, alla qualità culturale che c'è in questa grappa, perché è un fatto veramente eccezionale trovare 5 distillerie di questa qualità artigianale all'interno di un unico paese, che si combattono fra loro in qualche modo per fare la grappa migliore. Certo. E questo è meraviglioso, perché sono in 5, uno vuol far meglio dell'altro, e questo stimola una qualità straordinaria. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear. Allora si parte? Si parte? Ecco, tantissima gente. Tantissima gente, grande, come tutte le sere. Anche quest'anno, Paola. Sì, anche quest'anno siamo alla sesta edizione della Notte degli Alambicchi. Anche quest'anno abbiamo fatto tutto esaurito. Abbiamo 3 serate e questa è la prima, il primo spettacolo. Allora, adesso alle 18. Chi telefona si prenota per l'anno prossimo? Sì, c'è ancora qualche posto perché magari qualcuno rinuncia all'ultimo momento, il tempo, eccetera, eccetera, però insomma, siamo ormai al completo. E questo è il primo spettacolo, e si parte qui dalla piazza e poi vi accompagnerò in qualche distilleria. E è uno spettacolo itinerante, e si parte appunto da qui e poi si visitano 6 distillerie, 5 distillerie. Sono 5 distillerie e in 5 distillerie c'è uno spettacolo diverso. E poi tutti ritornano nella piazza e poi qui c'è la festa conclusiva dove si brinda alla grappa. Il gruppo rosso sta partendo. Il gruppo rosso perché sono divisi. Dove hai trovato Silvio? Dove hai trovato Silvio che abbiamo sentito prima, il personaggio? Silvio è bravissimo, è la compagnia teatrale Koinè che è accreditata veramente per questi spettacoli. E lei appunto è una compagnia
che lavora particolarmente sul territorio, sui prodotti, e quindi è la compagnia migliore. È l'ideale per il vostro gruppo, che lo ricordiamo, è un gruppo spontaneo nato per dare visibilità. Certo, la nostra è un'associazione, un'associazione nata a Santa Massenza, si chiama proprio Santa Massenza, la piccola Nizza de Trent, perché all'epoca, praticamente, quando Santa Massenza aveva ancora il lago pescabile, eccetera, quindi qui era una prima zona che arrivasse balneare, la grande centrale idroelettrica del dopoguerra, era una zona balneare, una zona turistica, e quindi qualche giornalista dell'epoca aveva Franz Lorenz, esattamente, l'ha ribattezzata la piccola Nizza de Trent, perché all'epoca Nizza era molto famosa come lo è adesso, e quindi ecco perché la nostra associazione si chiama Nizza. Allora stanno partendo, li seguiamo? Mi metto le cuffie, perfetto, accendo. Tutti sono benissimo, puoi mettere le cuffie. Adesso il regista di tutta questa manifestazione sta dando alcune notizie. Allora, grazie Paola. Prego. Ci aggreghiamo, andiamo. E naturalmente gli amici da casa che salutiamo, invitiamo naturalmente a venire qui, perché quello che vediamo adesso noi naturalmente non potete vederlo per completo. Per completo no, lo potrete vedere il prossimo anno o anche quest'anno, perché certo, è l'ultimo. Venendo qui, andiamo. Andiamo. Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Qui sta la saggezza. Un oggetto può contenere in sé gli elementi che ci procurano il piacere. Più avanti che andavamo col tempo, dopo si è andato a scuola, ha fatto l'Istituto Agrario San Michele, abbiamo imparato anche a potare, quindi verso i 15-18 anni così si cominciava. Senti, ma dopo quattro generazioni tu avresti piacere che i tuoi figli continuassero a fare? Qui mi introduco, già che, come l'acqua, io non ho forma. Mi adatto ai tuoi progetti e ai tuoi bisogni e mi specifico per diventare una bottiglia, un boccale. Mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly.